Claudio Guccioni, il sindaco di Saltara, quindi questa manifestazione che sta sempre chiamando sempre più gente si sta evolvendo. Sì, sì, è una bella manifestazione, ormai sono 10-12 anni, se non sbaglio, e che ravviva il paese, ravviva il borgo, con la musica. Infatti vediamo comunque i cartelli anche lontani, gente che viene da fuori. Sì, diciamo che ormai ha un pubblico di innamorati che seguono queste iniziative, poi tra l'altro la scelta anche dei cantanti, dei gruppi, è sempre molto attenta su quelle che sono le tendenze. Penso che quest'anno verrà una bella serata. Sì, ho visto che quest'anno c'è una bella rosa di cantanti, qualche personaggio famoso, poi questo borgo così bello accoglie benissimo tutti. Speriamo che si divertano, anche chi viene da lontano. Senz'altro. Grazie, buona serata. Bad Moon Circus, con noi c'è Marco Monterosso, voce e chitarra, avete iniziato una bellissima canzone, portate avanti canzoni anche vostre o tutte rivisitazioni? Sono tutte rivisitazioni blues, soul, con un profumo di jazz musicale degli anni 70, 80, e noi ci mettiamo del nostro e le cambiamo un po'. L'hai cambiata abbastanza che io quasi stentavo a riconoscere la canzone, ma molto molto bene, molto molto bene avete fatto. È l'effetto sorpresa. Complimenti. Da quant'è che suonate? Questo progetto lo portiamo avanti da circa 3 anni e ci stiamo dando dentro in modo estenuante per riuscire a portare a casa il nostro sogno, che è quello appunto di suonare. Bellissima la vostra presentazione come artisti di strada con la custodia della chitarra per raccogliere. Sì, fondamentalmente è come tutti i musicisti, siamo poveri. Prossimamente la pubblicazione di un album, di una raccolta? Probabilmente una raccolta di rivisitazioni, sì, musicali. Se noi vi volessimo seguire Facebook, internet? Pagina Facebook, proprio Bad Moon Circus Band, gestita da me sul mio profilo Facebook Marco Monterosso. E trovate tutte le date, le foto e tutte le varie curiosità che... Bene, vi cercheremo. La prossima canzone? La prossima canzone, se te lo dico, che dopo la riconosco. Dopo la riconosco, è un peccato, vero? Non posso. Comunque vorrei presentare Giacomo Pietrucci al sax. Ciao. Bravissimo. E Cristian Buonamici alle tastiere. Grazie. Grazie. Partner, è una famiglia. È una famiglia, fratelli. Sì. Va bene, buona serata e... Grazie. Buon continuamento. Grazie mille, grazie. Sì, cantante, sì. Voce, e da quant'è che suonate? Ormai sarà 6 o 7 anni. Abbiamo iniziato perché avevamo un nome diverso. Quando facevamo le superiori avevamo Blackout. E dopo è successo un po' di avvenimenti e abbiamo dovuto cambiare e chiamarci Fibre Ottiche. Non so perché l'hanno scelto loro. E rimpiango questa scelta, però... Non ti piace? Non mi piace, però... Ormai è questo. Cantante soul, ti abbiamo sentito cantare in portoghese, in cosa ti sei specializzato? Sì, diciamo che soul è stato inteso non in senso diciamo di genere, ma in senso di anima, e quindi tutte le musiche che sentirete stasera, che saranno stasera da noi eseguite, hanno a che fare con questo, diciamo, con questo elemento dell'anima, e sono tutte musiche popolari da Portogallo, ma non solo, che parlano appunto dei classici temi dell'essere umano, no? L'andare, il tornare, l'amore, la perdita dell'amore. Quindi che te reinterpreti o comunque prendi proprio il pari passo? Sì, assolutamente reinterpretate con grande dedizione e con grande partecipazione. Una bellissima voce, da quanti anni anche canti? Canto da molto, però stasera è la prima volta che canto da mamma, quindi è tutto nuovo, è tutta una scoperta. Quindi complimenti e ti lascio continuare il concerto che ti abbiamo interrotto. Grazie mille. Grazie a voi.